Buongiorno e benvenuti a tutti. Ti è già successo di immaginare di vivere in una casa diversa dalle altre? Cosa proveresti se tu abitassi, per esempio, in una capanna invisibile, una casa stretta o persino in un aereo? Vorresti provare questa esperienza? Bene, oggi stiamo per scoprire insieme queste case incredibili e soprattutto vedere a cosa somigliano dall'interno. Toc toc, entriamo! La casa Boeing. Quando Bruce Campbell deve dare il suo indirizzo dovrà sicuramente dire abito in un Boeing 727. Che cosa? Sì, hai sentito bene. Questo ex ingegnere americano in pensione si è fatto conoscere nel 99 da quando ha riciclato un Boeing 727 in una casa. Una scommessa folle che è riuscito a vincere sistemando questo vecchio Boeing che non era più in grado di volare e che aveva acquistato per circa 200.000 euro e installato nella sua proprietà di Hillsboro, situata in piena foresta nell'Oregon, Stati Uniti. Volendo renderla a casa sua a tempo pieno, questo appassionato d'aviazione aveva proceduto a una ristrutturazione completa ma semplice, togliendo la maggior parte delle sedie e dei reattori e mettendo una doccia, un futon come letto, così come un cucinino. Un autentico piccolo nido accogliente da 100 metri quadri. Le luci interne ed esterne sono gestite dai comandi della cabina di pilotaggio, che è sempre lì. Tutti gli aerei in pensione dovrebbero trovare una seconda vita trasformandosi in autentici castelli, dichiara questo ex ingegnere che non così tanto tempo fa ha deciso di ristrutturare due Boeing 747, un po' più grandi del proprio aereo comunque, uno negli Stati Uniti per sua figlia e l'altro in Giappone come residenza secondaria e come luogo di visite pubbliche o di eventi speciali. Un progetto che è stato valutato rispettivamente a circa 1 milione e 2 milioni di dollari. E poi queste case aerei avranno un'altra funzione utile, visto che possono essere usate come ripari o scialuppe di salvataggio in caso di tsunami grazie alla loro galleggiabilità. La casa sulla roccia. Questa casa australiana, che è appesa a una scogliera e sovrasta l'oceano, è una vera prodezza architettonica e un modello di costruzione estrema eretta su luoghi costieri di difficile accesso. Questa opera immaginata dagli architetti australiani che si sono ispirati ai crostacei che si appendono alla prua di una nave è stata effettivamente pensata per rispondere alla richiesta dei clienti che cercavano soluzioni per poter costruire sulle coste. Ed eccone un campione. Chiamata The Cliff House o casa scogliera, questa casa è appesa grazie ai pioli metallici piantati nella roccia che consentono di fissarla decisamente sopra l'oceano. Ti immagini ciò? Certo, questo può farti venire le vertigini, ma prova comunque ad immaginare ciò che vorrebbe dire vivere in questa casa tra cielo e mare, con una vista infinita sull'oceano. Sarebbe meraviglioso, no? Secondo gli architetti, la connessione con l'oceano è assoluta. La casa si compone di 5 piani che sono impilati gli uni sugli altri, con, per ingresso, una piattaforma per le auto che si trova sul tetto. Oltre al doppio garage, la cima contiene anche un patio. Dopodiché, per recarsi nelle altre stanze della casa, basta scendere verso gli altri livelli grazie a scale e un ascensore. The Cliff House contiene tra le altre cose 5 camere da letto, un soggiorno e una cucina. Per quanto riguarda l'ultimo piano, situato più in basso, contiene una terrazza con vasca idromassaggio e barbecue, il tutto con una finestra vetrata che si estende dal suolo fino al soffitto e dà sull'oceano. La casa mobile. A prima vista penserai che si tratti soltanto di un camion gigantesco, niente di più, ma in realtà sotto questo veicolo enorme c'è una casa mobile lussuosa. Per chi ama le scappatelle in piena natura e cerca un'abitazione mobile e intima al contempo, bene, questo camion è ciò di cui si ha bisogno. Tutto arredato, l'Atacama, chiamato in questo modo in riferimento al deserto cileno Atacama, è un camper fuoristrada con 4 ruote motrici che dispone di tutte le attrezzature necessarie per godere di un grande comfort all'interno durante lunghi viaggi. Soggiorno a forma di U prolungato, a mezza altezza con un letto trasversale, sala da pranzo, divano con spazi di sistemazione, fornello a induzione, riscaldamento al suolo, aria condizionata, frigorifero, asciugatrice, lavastoviglie, doccia, pannelli solari, garage per almeno 2 bici, senza scordarsi ovviamente delle altre attrezzature necessarie come i serbatoi d'acqua e di carburante e il sistema di controllo di pressione degli pneumatici. E ovviamente il tutto è perfettamente sistemato per star dentro in uno spazio di 5,80 m di lunghezza. Impressionante. La casa container.
Ecco una casa dal design insolito, interamente e unicamente composta da container, immaginata e progettata dallo studio di architettura britannica Whitaker Studio per il conto di un produttore di cinema proveniente da Los Angeles. Questa casa sorprendente e così particolare è il frutto di un progetto architettonico che mette in evidenza il container, un'attrezzatura che da qualche anno è diventata molto di moda nel settore dell'abitazione. La Joshua Tree Residence è stata costruita nel Parco Nazionale Californiano di Joshua Tree, quando i piani erano inizialmente destinati alla costruzione di uffici in Germania. Copre 200 metri quadri di superficie abitabile e conta un soggiorno, una sala da pranzo, una cucina e tre camere. Inoltre, secondo il suo creatore, i container, disposti sotto angoli diversi, sono orientati in modo da ottenere la vista migliore sul paesaggio e danno l'illusione di un fiore che sboccia nel deserto. Questo senza scordare che la sua installazione è stata fatta in modo che fosse protetta dal clima rigido del deserto californiano. Economica ed ecologica, questa costruzione surreale e sostenibile, alimentata dall'energia solare ed eretta in un arredamento grandioso, è una cosa mai vista. Hai visto che i container non servono soltanto in logistica? La casa trasparente. Questa casa, situata in una zona residenziale calma di Tokyo, è stata progettata dall'architetto giapponese Su Fujimoto. La sua particolarità è quasi completamente trasparente, ad eccezione della sua struttura metallica bianca. Le pareti, i pavimenti, i soffitti e anche le mura sono costituite soltanto da finestre vetrate, lasciando così penetrare il minimo raggio luminoso che illumina in modo naturale ogni stanza, il che consente ai suoi residenti di godere pienamente della luce del giorno. Costruita nel 2010, questa casa, costruita su tre piani, di nome The House NA, è stata pensata dall'architetto secondo il concetto di vita su un albero. Infatti le stanze sono aperte tra loro e si può passare da una all'altra come se si passasse da un ramo all'altro su un albero. Ma nessuna privacy in questa casa, tuttavia. Infatti qualsiasi tipo di privacy è diventato impossibile in questa residenza che svela i segreti dei suoi abitanti. È un po' come se si trattasse di un reality. Tutti quelli che passano da lì possono vedere facilmente e sapere in qualsiasi istante cosa succede da quelle grandi finestre vetrate che formano la facciata della casa. Ovviamente contiene comunque delle tende elettriche che consentono agli abitanti di dormire lontano dagli occhi e possiede anche stanze piazzate strategicamente per non svelare troppa privacy. Per esempio, i sanitari sono inseriti nell'insieme e disposti in modo da non essere troppo in vista. E poi è comunque un alloggio che offre tutto il comfort possibile su 81 metri quadri, con 21 spazi dotati di balconi per sedersi, cucinare, mangiare, lavorare e dormire in tutta serenità. La casa è persino dotata da un isolamento termico in alcune delle sue stanze e infine possiede anche un muro più spesso sul retro, sulla facciata nord, dove sono ubicate le attrezzature idrauliche e di ventilazione. Allora, ci dici se oseresti vivere in una casa come questa? La casa più stretta del mondo. A Varsavia, se chiedi dove si trova la casa Keret, ti sarà indicata una casa costruita a fine 2012 nel cuore dell'antico ghetto ebraico della capitale polacca, che rischi di non vedere al primo colpo d'occhio, perché bene, si tratta di una casa minuscola e molto stretta, la più stretta del mondo, costruita a sandwich nello spazio vacante che divide due edifici. È l'architetto polacco Jakub Szczesny ad essere all'origine di questa casa da 14 metri quadri e da 1,20 m di larghezza soltanto, costruita su due livelli a piena luce, però a differenza di ciò che si può pensare, si tratta di un posto perfettamente abitabile e completamente funzionale, con una camera, un ufficio, un bagno e un cucinino accessibile da una scala, e ovviamente elettricità e riscaldamento. Per entrarvi basta far passare la testa da una botola che si fonde con il finto parquet. Attenzione comunque, se sei claustrofobico, questa casa non è forse fatta per te. Battezzata Casa Keret dal nome del primo inquilino, lo scrittore e regista israeliano Edgar Keret, la casa ospita artisti di passaggio dalla primavera all'autunno. La capanna invisibile. E finiamo la nostra lista con una capanna diversa dalle altre. In realtà non si tratta di una capanna di legno arroccata sugli alberi come quelle che conosci, ma di una capanna fatta tutta di specchi e praticamente invisibile. Eh sì, costruita nella regione di Aradas in Svezia, è una sessantina di chilometri dal cerchio polare artico, questa capanna diversa dalle altre, progettata dallo studio di architettura svedese Tamen Weidegard, è in realtà una camera d'hotel cubica. Chiamata Mirror Cube, è arroccata sugli alberi a un'altezza situata tra 4 e 6 metri sopra il
al suolo e misura 4 metri cubi. Tutto può riflettersi sopra, alberi, nuvole, cielo, sole, uccelli, il che lo rende un alloggio praticamente invisibile in piena foresta. Tuttavia, cosa ne è per gli uccelli che non possono vederla e sbattono contro di essa? Bene, per la loro sicurezza, una pellicola ultravioletta specifica, che possono vedere, è stata messa sui vetri delle facciate della capanna, in modo da evitare loro qualsiasi incidente. Allora, come hai trovato queste case? Se avessi la scelta di passare qualche giorno, se non addirittura il resto della tua vita in una di queste abitazioni, quale di queste sceglieresti e perché? Aspettiamo i tuoi commenti. A presto!